no, il microfono, c'ho il microfono. Io proverei a invitare. E allora io la prendo in parola e abbiamo qua, faccio il presentatore, è inutile che io le risponda io perché non ho titolo, non faccio parte, non sono un parlamentare del PDL, però abbiamo qua due persone che fanno parte del PDL e che addirittura stanno partecipando alle trattative e quindi conoscono i problemi, per cui io farei un cambio di programma, darei la parola l'onorevole Rotondi. Ministro. Funziona? Sì. Cari amiche, cari amici, direttori illustri, io vi faccio una premessa, se permettete, sentimentale, perché sono per la seconda volta a Milano a una chiamata del giornale, perché ero un liceale quando Montanelli, dirigendo il giornale, chiamava a raccolta i democristiani contro il compromesso storico. Ed io, qui c'è un altro deputato, De Luca, e lui salimmo qui a Milano in piazza Cavour e ingenui ragazzotti chiedemmo al grande direttore, che dopo giorni di attesa ci ricevette, che cosa dovevamo fare per assecondare la battaglia, ricordate i 100, le raccolte di firme. E lui disse: ma questa non è una sede di partito, vi do i numeri di telefono dei deputati che votano in Parlamento contro il compromesso storico. E cominciò un'avventura che ci ha portati più lontano di quanto immaginavamo, ma siccome dopo i 50 anni, ed io li ho festeggiati da pochi mesi, anche se oggi la Concita De Gregorio dice che sono un rottame della Repubblica, Daniela, è una nostra coetanea, che dire, rottami tutti ma conservati meglio noi. Ebbene, a 50 anni passati, secondo voi, con la stessa ed altre testate che ripropongono la stessa battaglia di principio, cosa si fa? Si riconosce di essere diventati vecchi o si ha la velleità di essere rimasti giovani? Io sono qui come in una beauty farm, voglio recuperare le idee, i valori e i principi che a 18 anni mi fecero ritenere che l'abbraccio della Democrazia Cristiana con il Partito Comunista sarebbe stato, allora dicevamo, una sospensione della democrazia e comunque la fine della Democrazia Cristiana, che puntualmente è avvenuta, non quella del Partito Comunista, perché non vorrei essere contemporaneamente l'ultimo democristiano e l'ultimo berlusconiano, ma che i comunisti ci siano ancora, ce ne stiamo rendendo conto in queste ore. Amiche ed amici, io la faccio breve perché voglio ascoltare ancora Sallusti e la Santanchè e gli altri amici prima di dover andare a Roma a votare, anche se noi democristiani guardiamo sempre al futuro e c'è più futuro qui che nelle ultime battute romane. Che facciamo? Anzi, in omaggio a Ferrara, ragà, che famo? Qui accade che le elezioni le ha vinte una coalizione, Lega, Popolo delle Libertà, detta centrodestra, poi è avvenuto qualcosa che ha indebolito questa coalizione, poi è avvenuto qualcosa che non ha nulla a che fare con la politica. Io vorrei citare il punto più alto del governo Berlusconi e di questa legislatura, il discorso di Onna, quando Berlusconi riconobbe il valore della rottura storica, della resistenza, quando fece un discorso che scosse la Repubblica, ma non la nostra, quella che esce ogni giorno. E avvenne qualcosa quel giorno che ricordo nella battuta del sindaco abruzzese di sinistra ed ex comunista, che disse: uno così io al Quirinale lo vedrei e lo voterei domani mattina. Capì che quello era il necrologio del nostro governo, perché la verità è che da quel momento, dal discorso di Onna, è partita un'operazione. Io non sono un dietrologo, sono un uomo di idee semplici, non vi so spiegare come funzionano i poteri forti, ma la verità
e che non si era mai visto in questo paese, che un presidente del Consiglio venisse seguito nei suoi spostamenti privati, ritratto in un'occasione peraltro pubblica, come un compleanno di una diciottenne. Lasciate perdere che noi a 50 anni non ci andiamo più, non ci invitano ai compleanni delle diciottenni, ma saranno anche cavoli nostri, suoi, di come e cosa uno vuol fare nella vita privata. Ma non era mai avvenuto che si spendessero milioni di intercettazioni per tenere sotto controllo il capo del governo e tutti i suoi frequentatori, che si diffondesse nel mondo un'immagine dell'Italia, perché il premier è l'Italia, una immagine che poi oggi si dice il nostro discredito, ma il discredito dov'è? In chi l'ha propagandato e costruito? Io vedo in giro troppi pompieri piromani che hanno appiccato l'incendio e adesso ci spiegano che loro lo possono spegnere. Fino a questi giorni, quando avviene che una tempesta finanziaria, che nessuno di noi sottovaluta, intendiamoci bene, ma che è un dato da una parte mondiale, da una parte europeo, laddove qualcuno avrà la grazia di spiegare, non io che non sono un economista, che la vicenda dello spread ha anche qualcosa a che fare con la pancia delle banche tedesche e francesi che sono messe peggio di quelle italiane, e l'attacco all'Italia bisognerebbe spiegare che nasce anzitutto per il fatto che le nostre banche quei problemi non ce li hanno e che alcuni attacchi sono funzionali a questo disegno. Ed essendo uno che gradisce sempre il pettegolezzo, vorrei che mi si smentisse a Berlino un incontro tra qualche nostro ministro, qualche ex ministro, in qualche modo apparentato con gli esiti e gli organigrammi di questa nostra crisi la settimana scorsa. Amiche ed amici, io la penso come Ferrara. Bisogna avere la capacità di dire no a quello che è stato un golpe, e sapendo bene che ci diranno i responsabili, passa. Posso essere sicuro del fatto che il Popolo delle Libertà discuterà al suo interno, ma ditemi francamente, qui lo voglio dire come deputato che si onora di essere eletto a Milano, voi che votate siete qui a Milano, mi spiegate per un attimo al vostro deputato che deve andare giù a Roma a votare, se la mia coscienza è libera a votare sì a un governo che certifica il fallimento di un'esperienza di governo votata dai cittadini, la nomina di un presidente non votato dai cittadini, con il voto di quei deputati che sono stati nominati perché messi in liste bloccate dove c'era scritto Berlusconi presidente, e adesso ci chiedono di votare perché Berlusconi non sia più presidente e perché sia nominato uno che, se permettete, io ho stima del professor Monti, ma questa cosa che prima di accomodarsi a Chigi si sia fatto nominare senatore a vita, io non sono un esteta dell'anticasta, ma abbiamo avuto civili servitori dello Stato che hanno guidato o amministrato governi, Ciampi, Amato, Dini e Gianni Letta, che io chiamo l'amministratore delegato del nostro governo. Gianni Letta non ha voluto nemmeno essere eletto deputato, perché chi ama il suo paese e lo governa rischia, non si fa lo scudo prima di metter mano alle scelte importanti che bisogna fare. E qui al mio grande presidente Napolitano, a cui non risparmierò mai affetto, venerazione e stima per tutto quello che fa, devo dire al presidente Napolitano che dopo averci spiegato che dobbiamo dimezzare i deputati, abolire i privilegi, e poi lui comincia una crisi di governo con la nomina di senatori a vita che tutte le riforme hanno stabilito dovessero essere aboliti, io non criticherò mai Napolitano, però, come dire, stavolta mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E siamo al che fare. Siamo a che fare. Io sono un democristiano, lo sapete, solo che vi devo dire la verità, io ho detto sempre a Berlusconi e al PDL che bisognava rifare la DC, ma qui hanno fatto prima la corrente Dorotea e poi la Democrazia Cristiana, e voi sapete che i Dorotei erano quelli che nella Democrazia Cristiana stavano sempre col governo, ma la nostra ragione sociale non è il governo,
La nostra ragione sociale è il bipolarismo, l'abbiamo detto per 17 anni, il centrodestra, il popolo delle libertà, l'accordo con la Lega, la possibile espansione. Ma se io mi espando all'UDC, mettendo le mie azioni in mano a Casini, facendogli fare la lista dei nostri ministri e portandogli, non è l'espansione, è l'arrotolamento della nostra esperienza politica. Allora la mia proposta è: tutte le soluzioni il presidente Berlusconi può negoziare, ma con una data chiara delle elezioni, perché i greci e gli spagnoli non sono degli irresponsabili sprovveduti e noi degli avveduti statisti, possiamo fare come loro, ma in mezzo c'è la tempesta. Scusate, ma la soluzione con cui Monti dominerebbe i mercati cos'è? Una soluzione di governo o il mistero di Fatima? Si può sapere prima? C'è un modo di sapere prima che cosa farebbe dopo? E se su quella cosa siamo tutti d'accordo, qualcuno ha qualcosa in contrario che se stando noi al Manzoni a fare campagna elettorale, un governo, questo, un altro o qualsiasi, faccia le cose necessarie al paese, d'accordo i contendenti e poi siano i cittadini a stabilire chi vince? Questa è la strada maestra. E da Milano, dove mi avete dato i voti per andare in Parlamento, questo dirò oggi all'ufficio di presidenza.